passato, presente e futuro. È tutto lì. Tutto nei libri, o meglio, nelle parole che li compongono. E perché no? Anche negli spazi bianchi tra una riga e l'altra. In quei libri ho cercato e trovato la memoria operaia della mia città, Torino. Io sono Stefania. Non so bene il perché, ma la storia mi affascina da sempre, tanto da appassionarmi al corso proposto dal prof e dal preside della mia scuola. Per questo, oggi, con i miei amici Iari e Umberto, approfondirò le nostre letture andando sui luoghi in cui sorgevano le vecchie fabbriche della città. Ricordate ragazzi, l'archeologia non è solo quella delle società antiche, c'è anche quella industriale, molto più vicina a voi di quanto possiate pensare. Ci vediamo domani con i risultati delle vostre ricerche. Allora, da dove comincerete il vostro giro di oggi? Prof, io ho scelto l'area della ex Michelin. Mi hanno detto che praticamente è una città dentro la città. Ah, e poi andremo in una fabbrica abbandonata, troppo figa. Bella, bella. Bene, fate un buon lavoro. E ricordate, amate la vostra storia. Se lo farete, sarà lei stessa a parlarvi. Ma che avrà voluto dire? Il prof è un filosofo. Bella la parola di tuo papà. Ti piace, ehi. Dove hai pescato quel fossile di macchina fotografica? Con questo faccio fino a 6.000 foto da 8 megapixel. Ehi, aspettate, ho la batteria a zero. Ecco appunto, altro che megapixel. Piuttosto, fatti un mega sorriso. Dai raga, andiamo, che Enrico è fuori che ci aspetta. Lui è Enrico, un amico del nostro giro. Un mago con i motori, ma un po' meno con i libri. È stato più bocciato lui che l'autoscontro al Luna Park. Ci accompagnerà nel nostro giro con la sua fantastica macchina. Ragazzi, ora vi racconto io un po' di storie. Questo mini bolide su cui vi sto concedendo l'onore di essere scarrozzati è stata la prima vera utilitaria della storia dell'automobile italiana. Dopo il boom economico, infatti, la gente cercava qualcosa che li potesse elevare di stato sociale e la Fiat costruì un'automobile che tutti potevano permettersi. Un'auto che è diventata un'icona. La guida pure Lupin III. Enrico è davvero forte. Peccato che sia un po' logorroico. Interessante. Ora hai finito di fare il professore? Scherzi, cocca. Allora vi devo raccontare della 600, della 127, della 1100. Oh mamma, questo non la finirà mai. Allora, subito dopo la 500. E qui mi serve. Ehi, tu rimani qui a guardare la macchina magari. Sì, non si sa mai, qua le rubano. Wow, sembra la ciminiera della centrale nucleare dei Simpson. Bella, vero? È l'unico elemento di fabbrica rimasto. Qui c'era la Michelin, una delle più grandi fabbriche di pneumatici d'Europa. Ora fili d'erba e case. E questa specie di ciminiera. Sembra di sentire una vecchia canzone di Celentano. Taratatata, taratata, taratata. Oh ragazzi, potete dire a quello di levarsi, sennò come faccio la foto? Ci penso io, aspetta. Buongiorno, mi scusi. Scusi, siamo dei ragazzi dell'Avogadro e stiamo facendo una ricerca per la scuola. Non è che potrebbe spostarsi gentilmente, dovremmo scattare una foto. Una ricerca? Sulla mia fabbrica? Che bravi ragazzi. Ma io qui non posso andarmene, io qui ci lavoro. Se abbandono il posto di lavoro, mi licenziano. Come? Questo è tutto quello che rimane della mia vecchia Michelin. Qui una volta non c'erano prati, ma gente che andava e veniva. L'odore degli pneumatici finiva che te lo portavi a casa. Ma è anche grazie a questo che la mia famiglia ha potuto vivere serenamente. Tieni, questo potrebbe esservi utile. Qui si racconta la vita degli operai.
Sfogliandolo mi sono persino commosso. Alla catena di montaggio si faceva sempre la stessa medesima cosa, ma bisognava rimanere concentrati. Noi eravamo così, prima dei robot e delle macchine. C'eravamo noi, gli operai. Divertiti, ragazzo, e buona lettura. Io di natura ero timido, ma in fabbrica, un po' per la compagnia, un po' dopo che mi hanno messo la manutenzione e che ho imparato a saldare, sono venuto più ardito e ho preso sicurezza. Sì, saldare è stato importante, non saprei dire perché. Forse perché non è un lavoro naturale, specialmente saldare autogeno. Non viene di natura, non assomiglia a nessun altro lavoro. Bisogna che la testa, le mani e gli occhi imparino ciascheduno per conto suo. Specie gli occhi, perché quando ti metti davanti quello schermo per ripararti dalla luce, vedi solo del nero. Non vedi neanche le tue mani. Ma se non fai tutto a regola, e sgari anche di poco, invece di una saldatura fai un buco. Sa di fatto che dopo che ho preso sicurezza a saldare, ho preso sicurezza a tutto, fino alla maniera di camminare. Oh, che stai leggendo? Quello era un operaio che lavorava qui. Oppure uno che si era fumato un bel po' d'erba. Scusate se vi interrompo, ragazzi, ma credo che il nostro Rico sia un po' in difficoltà. Meno male che siete arrivati, ragazzi. Se non la convincevate voi, quella vigilessa mi avrebbe fatto sicuramente la multa. Anche tu, però, so stare in doppia fila. Vabbè, ma ero lì in macchina. Era una sosta preventiva. E poi, a dirla tutta, i soldi per il parcheggio non erano previsti nel vostro budget streaming sito. Umberto è rimasto molto colpito da quello strano personaggio. Ora siamo diretti in un altro luogo pieno di storie, la vecchia fabbrica Osighia. Che figo! Io qui ci farei una mega discoteca. A me sembra una discarica. Oh, ma che posto è? Sì, ma stai attento. Ragazzi, attenti a dove mettete i piedi. Ehi, Steffi, aspetta, ma cos'è che facevano esattamente qui? Questa è la parte più vecchia della fabbrica, la Ghia. È stata fondata nel 1919. Negli anni 50 divenne la Osi Ghia. E nell'arco della sua attività, qui, nacquero le carrozzerie per le case automobilistiche più importanti. Oh, ragazzi, venite di qua, c'è un altro edificio strafigo. Questo deve essere l'ampliamento degli anni 50. Esatto. Ora qui è tutto in abbandono da molti anni. Però so che ci sono dei progetti per riconvertire questi spazi a nuovi utilizzi. Un luogo storico che si rivaluta, persone che si incontrano. Come parli difficile, secchiona! Ma cosa fa? Stia attenta, oddio, che scusi. Diamine! Ma scusi, un corno! Scusi, ma lei chi è? Chi sono io? Ma chi siete voi? Noi siamo degli studenti dell'Avogadro, stiamo facendo una ricerca sulla storia industriale della città. Ah, bene, bravi. Vedete, io qui sono l'ultimo a difendere questo posto. E finché ci sono io qua dentro, righeranno tutti dritto, chiaro? Chiaro! Questo è un posto serio, no una discoteca. Qui una volta c'erano carrozzerie d'acciaio in fila, una dietro l'altra, capolavori dello stile, automobili formidabili. Ma che cosa parlo a fare con voi, eh? Cosa ne sapete voi? Pronto? Torna! No sciopero! E avanti, va! Tanto qui chi lavora sono solo io, eh? Ah. Cosa parlate tu? No, mi scusi, è che non volevo. I miei amici, io. Cioè, loro sono i miei amici, hanno portato qua io la macchina. Hai finito con questo sproloquio? No, perché ho. E continua! Ma voi lo sapete quanti dipendenti c'erano qui che lavoravano per me? 30! 2000! 2000 operai, e regavano tutti dritto!
E chi parlava troppo, gli annodavo la lingua e la usavo come cravatta. Capito? Sì, sì, signore. Su, non fate quelle facce. Vedete, io ero un dirigente e gli operai mi chiamavano il padrone. Gli altri mi chiamavano lo stro... Beh, lasciamo perdere come mi chiamavano. All'epoca, quelli come me dovevano essere severi, duri, più forti delle locomotive. Ma forse per voi è più giusto che vi leggiate questo. Su, avanti, leggete. Vi ordino di leggere! La presidenza manovrava il futuro della ditta in uno spazio non minore di 10 anni. La direzione riorganizzava, studiava, tagliava, ora per ora. Tutto si arresterebbe senza la direzione. Presa a sé, essa non è nemmeno rimproverabile se dimentica che gli operai sono uomini. Con il progresso, i tempi tendono a zero. Per questo, un cronometrista, permeato a fondo dello spirito della direzione, tagliò i tempi delle presse. Questo cronometrista cominciò ad aggirarsi per il reparto. Gli operai, quando ancora i nuovi tempi più stretti non erano stati fissati, crollarono tutti insieme. Non si riusciva più a mandarli avanti e facevano delle medie ridicole, per la paura, per il dispetto. Ma il cronometrista tirò per la sua strada, ignorando la crisi generale, impose i nuovi tempi. Protestarono, ricorsero alla commissione interna, vi fu uno sciopero alle presse. La direzione deliberò di non spostare il cronometrista, bensì di spostare gli operai. I ribelli alle presse andavano sparpagliati ed educati. Il reparto rinnovato vi avevano fatto il covo troppe schiene di vetro. Oh! Oh, ma cosa sta facendo lei? Spinterò già, ne è andato. Vieni un po' qua. No! Ma stai bravo che te la sto rimettendo a posto. Comunque, gran bella macchina. Ma ragazzi, posso sapere che cosa ci fate voi qui? Veramente, noi stiamo facendo una ricerca per la scuola. Siete studenti. Bravi, mi raccomando, studiate, non fate come me. Io a 15 anni già volevo andare a lavorare in fabbrica. Il mio sogno era costruire automobili come queste. Allora di lavoro ce n'era. Anche adesso, ovunque. E poi a 17 anni sono andato a lavorare in fabbrica, in catena di montaggio, alla Fiat. E indovinate un po'? Indovinate? La mia mansione era assemblare i motori della 500. Chissà, magari questo l'ho proprio fatto io. Sì. Ragazzi, lavorare in catena di montaggio non era uno scherzo, eh. Tutti i giorni gli stessi movimenti. Tutto il giorno, per anni e anni. E sapete perché non sono impazzito? Perché mi sono convinto che stavo creando un'opera d'arte. Io insieme ai miei colleghi, ognuno dava il suo tocco. Oh, tu mi raccomando, non diventare uno stronzo come quello che hai beccato prima, eh. Sapete a quanti scioperi ho partecipato io? Lavorava le catene di montaggio e trovavi anche il tempo per leggere. Ah, questo! Ah, questo è un libro interessante, recente. Secondo me dovreste darci un'occhiata. Bene, ragazzi, io mi rimetto al lavoro su questa bellezza. Cesare era un artista per davvero. Le sue giunte, che servono a legare la fine di un cavo all'inizio dell'altro per non interrompere il tiro, non avrebbero sfigurato al Museo d'Arte Moderna di New York. Era preciso, previdente, metodico. Sembrava lento, ma era rapidissimo nell'intervenire. E prima di metter mano o fare un passo, aveva già studiato un piano nella mente, con tutte le operazioni e i movimenti calcolati. Poi, quando aveva finito l'intervento, dava una pacca sull'acciaio della conica e ridacchiava. Ehehe, guardandosi con benassa. Ragazzi, guardate! Un altro libro. La fabbrica del domani. Cosa significa? Le pagine sono tutte bianche! Vuol dire che queste pagine sono ancora da scrivere. È il libro del futuro. Un libro che dobbiamo scrivere noi. Ah! Tra queste mura sono passate le storie di migliaia di persone,
che grazie al duro lavoro della fabbrica hanno permesso alla nostra società di progredire. Molte fabbriche non esistono più, ma la loro storia deve essere custodita e tramandata da me, dai miei amici e anche da te. Allora? Vado a trovare me? Neanche il tempo di una sigaretta. Una volta la sigaretta, una volta il caffè, un'altra volta la pizzata, eh? La trovai? Sì, mai niente. Ah, dai, dai. Cosa sta chiamando?